La Giunta regionale stanzia 5 milioni di euro su proposta dell'assessore della programmazione al bilancio Raffaele Paci per accompagnare iniziative appena avviate. 1 milione destinato agli aiuti alle start-up già nate, 3 alle nuove imprese innovative e 1 milione al programma strategico per giovani che dopo un'esperienza imprenditoriale all'estero decidono di tornare in Sardegna e realizzare la loro idea. La Giunta sostiene con tantissimi strumenti il processo di innovazione delle imprese che considera prioritario e che non si applica solo ai settori ad alta tecnologia, ma anche all'edilizia, all'agricoltura, all'artigianato, al turismo e al sociale. I fondi sono messi a disposizione con il meccanismo del bando sportello che garantisce procedure più rapide e snelle, ma allo stesso tempo efficienti. Per questo bando è in corso la fase di valutazione delle domande e una volta esauriti i fondi potrà essere rifinanziato. Anche in questo caso la scelta è quella di semplificare al massimo le procedure, meno burocrazia, più rapidità e maggiore efficienza. Ho dato queste indicazioni precise, sottolinea Paci. 3 milioni sono invece destinate alle nuove imprese innovative, quelle che una volta superata la fase di start-up vera e propria sono ancora in un momento iniziale e dunque hanno necessità di essere supportate e rafforzate. Per ogni domanda è previsto un finanziamento fino al 70% sul totale dell'investimento. Il bando sarà pubblicato nei prossimi giorni. La terza tranche è infine dedicata a studenti universitari o neolaureati che vogliano inserirsi nel contesto produttivo della Sardegna, valorizzando l'esperienza acquisita. Il milione stanziato dalla Giunta servirà dunque a finanziare l'idea di impresa maturata all'estero, ma da realizzare nella realtà regionale.